proseguono i lavori di riqualificazione di via Petrarca. Si tratta di un intervento che già ha preso avvio dal costo complessivo di 163.500 euro. Gli operai sono già al lavoro nell'intersezione con via Portabuia per la realizzazione di due sparti traffico che renderanno così permanente la svolta a sinistra, oltre che di un nuovo tratto ciclabile e di un marciapiede. Siamo in prosecuzione con i lavori che sono stati fatti nel corso del 2018 su via Petrarca, quindi nell'ambito della riqualificazione di via Petrarca. Avevamo annunciato che avremo cercato di realizzare una sorta di rotatoria, non è una rotatoria, è uno spartitraffico, per invitare la svolta in sinistra verso via Portabuia, vietata fino all'anno scorso. Nel corso di questo anno è stato tolto il divieto, abbiamo visto che non comporta problemi neanche nei momenti di maggior congestione, quindi verranno realizzate due aiuole spartitraffico in modo tale da invitare la svolta in sinistra. Quindi ci sarà una corsia per chi proseguirà dritto verso via Petrarca o girerà verso Poggio del Sole e una corsia in sinistra per girare via Portabuia, questo per accedere più agevolmente ai parcheggi della Cadorna. Poi verrà realizzata un piccolo tratto di pista ciclabile sotto le mura qui in via Piero della Francesca e infine verrà realizzato un tratto di marciapiede per chi salendo dal parcheggio del Rossellino vuole andare all'interno dell'ex Bastanzetti e quindi costeggiare le mura. Oggi non esiste un marciapiede, quindi quel tratto è abbastanza pericoloso e realizzeremo anche questa piccola opera, che però è molto funzionale a chi si reca all'interno dell'ex Bastanzetti per assistere ai vari eventi che vengono via via realizzati. Le tempistiche sono 90 giorni, che però saranno divise in due tempistiche diverse, ovvero la realizzazione dei sparti traffico verranno conclusi entro l'inizio delle scuole per evitare problemi di conflitto con il traffico nel momento in cui apriranno le scuole, mentre gli altri lavori continueranno anche nel periodo successivo.